Olá, tudo bem? Muito bom vê-los aí novamente, Ciao, acompanhando mais essa tutto transmissão. bene? Bello vedervi un'altra volta per fare un altro tutorial dell'elemento quotidiano. Siamo oggi nella settimana 2 del libro 2, che ha il titolo La parola della verità. Questa settimana leggiamo un testo sulla parola della verità. Si trova nella lettera di Paolo ai Colossesi 1:5. A causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Quindi questo è il versetto biblico di questa settimana di cui parleremo. E il primo punto qui è lunedì. Cristo fa la connessione dell'amore di Dio con l'uomo. Allora qui parla dell'amore di Dio come il fonte perfetto di tutte le cose. Guarda bene. È interessante che il Padre vuole donare del suo amore, la natura di Dio è donazione, ma il ricettore è Cristo. Allora, Dio dona il suo amore a Cristo, e qui ci ha detto che Cristo aveva bisogno di altri ricettori, e lui, grazie a Dio, è entrato in me, in te, e tutti quelli che sono aperti a riceverlo e per ricevere l'amore del Padre. Quindi il suo desiderio qui parla la sua volontà di essere un tessuto universale d'amore, usando il suo amore come fonte principale per il supplimento. Allora, quando siamo aperti, ricevendo il suo amore, l'amore del Padre, collegati uni con gli altri, saremo puri connessi uni con gli altri, come questo tessuto d'amore, aggiustato, collegato, vincolato. Interessante qui che il fiume della grazia, che abbiamo visto molto quando studiavamo la lettera degli Efesini, ci porta verità, ci porta amore, ci porta tutto ciò che Dio è, tutti gli attributi divini di Dio. E sappiamo che con la caduta dell'uomo le virtù umane sono state contaminate, non avevamo più come ricevere, non potevamo più ricevere o connegarci con le persone e avere in contatto con loro. Tutto ciò che Satana causò di danneggiò nell'opera di Dio eppure fra gli uomini, con il fiume della grazia, con la parola della verità, siamo stati puliti, guariti, eppure nel rapporto coniugale, qui parla questa settimana, tutto ciò che era di amarezza, di odio, di critiche. Tutto ciò, abbiamo iniziato a avere compassione, unione, ci preoccupiamo con gli altri, con cosa che loro soffrono, come agiscono. Tutto questo diventiamo longanimi e pazienti. Tutto questo da ricevere l'amore di Dio. E qui c'è una figura molto bella, nella pagina 25, con riguardo questo tessuto, c'è l'amore di Dio. La parte superiore e la linea verticale è l'ordito, quindi c'è questo è Dio, e i fili longitudinali è la trama, che sono i fili che collegano gli uomini, e Cristo è questo che collega i fili verticali con l'orizzontale, l'ordito con la trama. Allora, questo esempio è meraviglioso. C'è ciò che Dio vuole con noi con riguardo all'edificazione della Chiesa e questo tessuto. E martedì abbiamo visto il fiume della grazia che è disponibile a tutti. E c'è l'esempio di un uomo, Salomone, figlio del re Davide, che aveva tutto ciò che può immaginare. Lui ha ricevuto, ma era ancora vuoto, si sentiva vuoto. Allora l'uomo che non è connesso è un uomo. Essendo la verità di Dio è carente, è vuoto, ha bisogno della parola verità di ciò che abbiamo visto in questa settimana. Quando riceviamo il Vangelo, iniziamo a conoscere più la parola della verità e questo ci soddisfa, ci riempie, quindi non basta un buon messaggio, non è questa la parola della verità. Essere vuoti della parola, essere vuoti di Cristo, non collegati con Cristo, questa è la parola profetica, che Dio parla per noi.
mediante il suo profeta. E questo fiume, di questa settimana inizia parlando del fiume, quando Cristo è nostro Signore sulla terra, il fiume era con lui, ovunque lui era, questo fiume fluiva. Vediamo nei quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, questo fiume fluiva continuamente per le persone, verità, amore, luce, pace, tutto ciò che è la sua natura. Ma lui è morto e risorto, se fosse soltanto rimasto lì, potevamo accedere a questo fiume della grazia, ma lui ha aperto questa porta e possiamo già accedere mediante lo Spirito. Il Signore Gesù portò la risurrezione, diventò lo Spirito che vivifica e oggi, mediante lo Spirito, possiamo assaggiare, toccare questo fiume della grazia, quest'altro consolatore, dato nel messaggio di Giovanni, nel Vangelo Giovanni 14, e lui ci dà grazia e verità, da lui gode tutto ciò che abbiamo bisogno, tutto ciò che è necessario per l'uomo. E nel mercoledì, come che parla così, fedele dispensatore della parola di Dio. Come riceviamo la parola della verità? Qual è il canale della parola della verità? E questo è molto importante, dobbiamo vedere che Dio ha un canale nella terra per fluire la sua parola della verità e questo ci protegge di essere ingannati dalle situazioni, delle vanità, con altri insegnamenti, dottrine che non producono l'economia di Dio. Allora io devo identificare qual è il fondo e qual è l'origine. E qui parlo un po' dell'esperienza dell'Apostolo Paolo, che non si può rifiutare oggi, che lui è stato il canale di Dio nel tempo in cui lui ha vissuto. Tutto ciò che ha scritto, tutta la sua esperienza, tutto ciò che ci ha portato, le rivelazioni della verità. Nel Nuovo Testamento Paolo era incaricato di fluire la parola profetica. Però Paolo, in quel contesto, soffrì molta resistenza, soffrì molta resistenza. È difficile all'uomo non dubitare. Lui dubita, lui non ha fiducia nell'altro uomo, che siccome quello essendo un canale di Dio, come venendo da Dio. Paolo ha sofferto molto con questo, però ancora i Tessalonicesi, se leggi prima Tessalonicesi 2,13, loro hanno ricevuto la parola non come parola di uomo, ma come infatti era parola di Dio. Questa è la distinzione. La parola fluisce, il canale è stabilito, ma dipende da come tu ricevi la parola. Se ancora hai resistenza con riguardo al parlare del Signore, il fonte del Signore, lascia questo da parte e vedi, credi in questa parola, ricevi questa parola come parola di Dio, parola non di uomini. E guarda ciò che il Signore opererà nella tua vita, vedrai tante cose. E qui parla, quando accogliamo la parola dell'Apostolo con parola di Dio, questa opera efficacemente in noi e fa l'opera di Dio. È ciò che abbiamo sperimentato negli ultimi anni. Però oggi, nei nostri tempi, abbiamo il fratello Pedro che è come questo canale che ci aiuta. In modo generale, la responsabilità generale è stata consegnata a tutti noi. Quindi, Sione, che è Filadelfia, che sono quelli che si preoccupano con questo regno di Dio, è su ogni altra cosa. Quindi, dobbiamo dare dispensare ciò che abbiamo ricevuto dalle altre persone. E qui parlo un po' delle ricchezze di Cristo. Eppure, che Paolo parlò in Efesini 3, di 8 a 11, che la Chiesa come una multiforme sapienza di Dio. Guarda che bello questo qua, questo testo. In un tessuto c'è la connessione di diversi fili, diverse forme, diversi fili di colori diversi. E oggi sappiamo che Dio è infinito, è grandissimo, non possiamo limitarlo, e questo tessuto ha molti colori, dettagli specifici, e noi siamo stati messi dal Signore in questo tessuto, ognuno con una personalità diversa. Guarda, tu puoi
avere il tuo modo, la tua peculiarità, la tua personalità. Dio non ti disprezzerà, tu non sei uguale ad altri, ma Dio vuole inserirti in questo tessuto, in questa edificazione in cui dovrai coordinarti con altri, la espressione della multiforme sapienza di Dio. Come mostrerai la grazia di Dio alle altre persone, dispenserai. Allora, ognuno ha una personalità diversa rappresentando i diversi colori. La realtà di Dio messa in noi non cancella la nostra personalità né chi siamo ancora, portiamo le nostre caratteristiche proprie nel tessuto divino, ma certo, lavorati, sottomessi alla volontà del Signore mediante la parola profetica che opera in noi. Quindi, grazie Signore, abbiamo spazio sì nell'edificazione del corpo di Cristo in questo tessuto meraviglioso. Abbiamo una funzione molto preziosa. Nel giovedì c'è la confermazione della parola profetica, come riconoscere se questa parola che esce dalla parola dell'uomo infatti è la parola di Dio. Allora qui abbiamo l'esempio di Mosè, voi potete pure leggere più tardi, Deuteronomio, che c'è stato... Mosè è stato chiesto in Deuteronomio 18:15: per te il Signore tuo Dio farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me, a lui darete ascolto. Questa è una profezia che riguarda il Signore Gesù, ma pure c'è un episodio in che il Signore parla di Mosè, è stato chiesto da Aaron e Miriam, e Maria, con riguardo al suo comando, che loro credevano che soltanto mediante Mosè dovesse essere parlato, ma il Signore ha detto che aveva un tratto personale, parlava faccia a faccia con Mosè e Dio mostrò la sua autorità mediante Mosè. C'è stata tutta la situazione con i suoi fratelli, ma gli altri profeti non possono competire con questo profeta. E continuando in Deuteronomio, ci è mostrato come possiamo identificare il vero profeta. Se lui non parla la parola di Dio, lui soffre danno. Questo è molto serio, se la persona che parla per Dio, questo è molto serio, questo è un incarico molto grande, non può sviarsi a sinistra o a destra, deve essere 100% fedele a ciò che Dio determinò. Allora il vero profeta non può fare niente di se stesso, questa era stata la testimonianza di Gesù, tutto ciò che lui faceva era secondo le istruzioni di Dio. I giudei sempre provavano volevano provarlo, ma lui soltanto faceva ciò che era dato da Dio Padre. Questo fa un vero profeta quando la parola è fatta mediante ciò che si adempisce mediante la parola del profeta, si può vedere che lui è veramente il profeta di Dio. Quando questa viene confermata, vediamo che Dio opera. Nel venerdì la potenza di Dio fa l'opera mediante la parola. Allora, la parola, quando questa è parlata, la potenza fa l'opera di Dio. Alle volte vogliamo aiutare in modo esteriore, comportamento. Questo ci mostra che non conosciamo veramente e non capiamo cos'è la parola. Quali sono le caratteristiche di ciò che è un piccolo gregge? Il Signore Gesù ha detto: chi fa non è il numero che abbiamo di persone, non sono i risorsi finanziari, ma Dio fa tutte le cose. E è interessante qui, fratelli, una figura che l'Apostolo Paolo utilizza in questo giorno di venerdì, in 2 Corinzi 3, di 1 a 6.
Paolo chiede se era necessario raccomandarsi a se stesso. Cominciamo forte di nuovo a raccomandare noi stessi, ma lui dice che la nostra lettera è scritta nei nostri cuori, siete voi quelli che hanno ricevuto la parola. E questa lettera è paragonata a un tessuto, può essere paragonata a un tessuto, quando la parola ci arriva, la parola profetica non è soltanto conoscenza, ma porta una verità, una realtà, non è vuota. E Dio, mediante la parola, fa questo tessuto di amore come una lettera, una storia d'amore, con un inchiostro che non si può cancellare. Tutte le esperienze che tu hai pregando per le persone, intorno a te, le esperienze di amore, di immersione, di dipendere dal Signore, tutto questo è Dio scrivendo questa lettera viva. Questa lettera d'amore, questo tessuto, grazie al Signore per queste esperienze. E qui continua con questo aspetto della parola, fare l'opera. La lettera non produce niente, non è un tema di lettera, nel senso che ciò che è scritto in 2 Corinzi 3,6 non è soltanto conoscenza, ma una tradizione, un'esperienza nella quale tu hai fiducia, un'esperienza antica, quello che fa che tu non hai fiducia, abbia fiducia nel Signore, ma è a dipendere dello Spirito. Senza lo Spirito, Dio non può operare, Dio non può mostrare la sua potenza, non nella propria capacità, ma mediante lo Spirito del Signore, grazie al Signore. Nel sabato, già camminando per la parte finale, la Chiesa è piena di realtà e della testimonianza della verità. Allora, questa parola, fratelli, della verità di cui parliamo questa settimana, questa quando arriva a noi rimuove tutta la falsità. La parola della verità porta la realtà, riempie tutti i vuoti. Dio, la verità, tutt'altro è falso. Questa parola allora ha la funzione di riempirci, trasformare, rimuovere tutto ciò che è satanico nella nostra vita, tutto ciò che è fatto dall'nemico di Dio, le cose antiche. Allora, quindi abbiamo qui un'avvertenza questa settimana: fare attenzione a non sviarci, essere distratti dalle cose che non sono la parola della verità. Nel tempo di Paolo c'erano molti falsi profeti, molte insegnanze dei giudei. Quelli che portavano le distrazioni ai fratelli, non era la parola profetica. Questo ha portato danno alla Chiesa. Oggi, nello stesso modo, il nemico di Dio vuole mettere questo nella nostra vita. Dobbiamo essere attenti a cosa è verità e cosa è falsità, e identificare il canale mediante il quale la parola si fluisce a noi. Paolo pure, è necessario ricordare la parola di Paolo a Timoteo, di ammonestare, di esortare i fratelli per non insegnare di modo diverso quello che soltanto produce discussioni, argomenti, discussioni. Questa è un'insegnanza di così, quell'altro. Io penso che la Chiesa deve seguire così la direzione, deve seguire soltanto fratello, questa porta discussione. E qui parla Paolo, alcuni hanno deviato da queste cose, si sono abbandonati a discorsi senza senso. Questo è molto interessante perché il dizionario Strong mostra che questa discorsi senza senso è una bugia, è una cosa che non produce niente. Chiudiamo con ogni insegnamento, ogni confusione che viene, che forse nella tua vita questa parola che non produce niente, che non ha senso, che ci esvia dalla parola della verità. Sono filosofie, è la parola pura, la parola che ci esvia dalla parola pura, dalla parola della verità. E quindi la Chiesa, quando no, la Chiesa prende la parola della verità, questa diventa la colonna, i basi della verità, dando questa testimonianza qui sulla terra. No, le persone guardano, no, devono vedere la verità. Loro sono stanchi della falsità, e devono vedere la verità. E para nel sabato, abbiamo bisogno di persone che siano semplici, che sentono la parola e la trasmettono
in modo semplice, come hanno ricevuto. Non fanno un filtro, questa è buona e questa non è buona, non rimuovono, aggiungono niente. Questo deve succedere con la fede. Soltanto ricevendo la parola dell'Apostolo, il fiume di Dio fluirà da Dio e sulla sua Chiesa diventeremo la colonna e base della verità. L'universo è fatto, il mondo è fatto delle bugie, delle menzogne, ma la Chiesa è responsabile per sostentare e sostenere la verità. Se siamo distratti, Dio non può oggi, la Chiesa non può, Dio non può sostentare ciò che è reale. Ed è ciò che ha bisogno delle persone. Nella nostra vita lascia di essere vuota e diventa piena di realtà se facciamo così. Alla fine, Palla Domenica, Cristo, connessione della terra con i cieli. Cristo è l'inizio, il principio, e qui ci fa vedere questa scala. E quando guardiamo Giovanni capitolo 1, versetto 51. Poi gli disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. E questo si fa riguardo alla visione di Genesi 28 di questa scala, è la connessione fra Dio e la creatura. In questa scala è la propria parola, è Cristo. Non c'è perché soltanto avere una vita soltanto sulla terra, si può prendere questa scala e vivere nel cielo. Questa scala è il proprio Signore Gesù Cristo. Oggi possiamo essere connessi con Gesù Cristo. E qui finisce parlando della Chiesa in Filadelfia, la Chiesa dei tempi finali, la Chiesa che ama la venuta del Signore, la Chiesa che ha condizioni di essere lodata da Dio, e vogliamo essere così, avere questa realtà. Allora non è forte, Dio è forte, non è che questa Chiesa abbia forza in se stessa, ma la parola questa parola fa con che noi possiamo fare la sua opera. Sono persone che invocano il nome del Signore, hanno poca forza, però c'è un'altra caratteristica: queste persone amano la venuta del Signore, vogliono con urgenza la venuta del Signore. Se tu non hai, puoi pregare: Signore, Signore, voglio amare più la tua venuta. Forse siamo molti, molto, amiamo molto le cose di questa terra e non vogliamo usare la scala per accedere alle cose celesti. Fratelli, noi vogliamo portare il ritorno del Signore. È ciò che parla qui nell'ultima frase. Il Signore ci usi per completare ciò che dobbiamo completare, riempire la Chiesa della realtà di Dio fino alla pienezza, al compimento, espulsare l'impero delle tenebre e portare il regno di Dio alla terra. Il Signore sia con te, con la tua settimana. Gesù Signore.